Un Alfa Romeo disegna le curve molto bene, come fai tu a scuola, con Cupasso. Ha un particolare sistema di sospensioni, è un po' lungo da spiegare. Bisognerebbe vedere la macchina smontata. Questo sistema la tiene in linea senza correggere col volante. Quando si fa una curva a destra, c'è una forza che spinge l'auto verso sinistra. Con questo sistema di sospensioni, le ruote resistono a questo movimento. Ecco perché la Giulietta rimane in linea, come se fosse sui binari. Presa la curva, la macchina la segue da sola. Ah, però quando freni devi fare tutto tu, eh? È come quando sei in pista, che arrivi forte, prima delle curve. La macchina deve fare tutto quello che voglio io. Deve rispondere senza sorprese anche nelle frenate. L'importante è che non sbanda. Ma tu come fai a essere sicuro di questo? Io conosco l'Alfa Romeo. Per esempio, nella Giulietta, tutto il peso della macchina è messo in parti uguali. Metà davanti, metà dietro. Così è meglio bilanciata e anche in curva o mentre si frena è molto sicura. Non c'è bisogno di stare lì pronti a vedere cosa succede o correggere la guida. Ma senti, a te piace la Giulietta? La Giulietta è una macchina come dico io. Ciao! Sai, quello era Niki Lauda. Chi? Quello là? Ma dai! Davvero! Mi piace proprio guidare. Oggi cambiamo strada. Sì, questo è viaggiare. Senti che bel suono al motore. Che panorama. Curve. Piacciono anche a te, vero? Guarda, siamo già arrivati. Ma dormi. Nuovi motori Twin Spark 16 valvole. Nuovi interni. Nuova Alfa 145. Molto diversa, molto Alfa Romeo. Finalmente il sole, eh? Sì, ma la strada è ancora bagnata. Allora, autostrada o curve? Curve! Sinistra! Destra! Però, abbiamo fatto presto. Oggi il comandante aveva voglia di curve. Ma questa barca ce l'ha la BS l'airbag? Certo. Alfa 145, Alfa 146, sicuramente Alfa Romeo.